Bentrovati, siamo giunti oramai all'ultima tappa del nostro cammino quaresimale nella quinta domenica che precede immediatamente la Domenica delle Palme. Ancora restiamo in questa domenica nel Vangelo di Giovanni e in una domanda che alcuni greci pongono a discepoli di Gesù, a Filippo: noi vogliamo vedere Gesù. Abbiamo necessità di incontrarci, di imbatterci con Lui. E a questi tali, accompagnati dall'Apostolo Filippo, Gesù farà un discorso, consegnerà delle parole che per loro, per noi, sono delle pietre miliari, indicanti il senso della sua vita e come egli la donerà, come la impiegherà nelle sue ultime battute. Egli sosterrà chi non muore come un seme nella terra non potrà portare frutto, o chi perde, come ancora ripetono i Vangeli sinottici, chi perde la propria vita per causa mia la ritroverà per lui e per tutti. Così nella logica del morire per vivere, del perdere per avere, si scrive la parabola finale della vita terrena di Gesù. Chiaramente un modo illogico, non segue la logica a cui in modo abbastanza superficiale noi tutti siamo abituati, ma una logica che trascende la logica umana e perciò diventa illogica, come dirà Paolo più avanti nel riflettere su Gesù. Il paradosso della croce, sì, è un ragionamento, ma è anche una vita paradossale, quella che, vedendosi consegnata alla morte, proprio riempendo di quella morte la donazione di sé, non come sfortuna, non come tragedia o addirittura come impostura che non dovrebbe capitare, ma riempendola del significato e del contenuto straripante del dono, dell'offerta, della consegna volontaria per voi, iuper, dato il mio corpo, dato per voi, offerto, che accidentalmente viene poi e anche strumentalmente preso, violentato, distrutto da coloro che sono gli avversari di Gesù, ma dall'altra parte questo è il dilemma umano e il modo in cui si verifica storicamente la morte di Gesù, ma da parte sua con inserita, investita di tutt'altro significato che davvero ha il suo senso pieno nella vita di Gesù, nel modo in cui egli ce lo spiega e lo vive, e da qui anche ogni morte, ogni perdita, ogni sconfitta può avere, può conoscere un'alba di risurrezione, un'alba di vita nuova. Buona domenica, ultima domenica di Quaresima a tutti voi.